un risparmio iniziale di 90 milioni di euro. 90 milioni di euro, di cui 80 uno tantum e 10 milioni ogni anno. Si passa da una costellazione di società partecipate di primo e secondo livello molto frammentate e diciamo da 31 soggetti a 11. Poi nel dettaglio scenderà l'assessore Colomban, che con l'occasione voglio ringraziare. Lui ha, come dire, ha avuto un ruolo fondamentale. Come sapete, sin dalla campagna elettorale abbiamo detto che per noi sarebbe stato importante, forse ancora prima insomma del decreto Maria, sarebbe stato importante riorganizzare tutta la galassia delle partecipate, che per anni di fatto sono state una sorta di bancomat della politica, hanno drenato moltissime risorse, costano e pesano sul bilancio del comune circa 1,6 miliardi contratti di servizio, e erogano però servizi non all'altezza di quelli di una grande capitale, di una capitale europea. Quindi per noi era prioritario mettere le mani in questa galassia di soggetti e iniziare a fare un po' d'ordine. E devo dire che il lavoro è stato improbo, però la prima parte del lavoro oggi la presentiamo, insomma, con l'audienza conclusa e siamo tutti molto molto soddisfatti. Tra l'altro, questo, come più volte è stato ripreso dai giornali, come sapete, con l'assessore avevamo sostanzialmente stabilito di avviare, grazie anche a quella che è la sua grandissima conoscenza del mondo delle aziende, delle partecipate, abbiamo deciso di avviare una collaborazione che sarebbe stata appunto a tempo per tutta la prima fase del piano di riorganizzazione delle partecipate, che appunto non finisce oggi ma continua e continuerà nella persona di un collaboratore di fatto dell'assessore Colombano, una persona che io ho conosciuto ad agosto dello scorso anno, che ho presentato all'assessore, che ha lavorato con lui all'interno del suo staff, quindi ci sarà una perfetta continuità per quanto riguarda le funzioni e l'attività ancora da svolgere, e chiaramente mi sarà presentato breve, comunque il nome è già uscito, quindi non è che devo mantenere nessun segreto di cucinella, si tratta del dottor Alessandro Gennaro, che continuerà questo lavoro. Abbiamo ancora tantissime cose da fare, però è importante anche capire fino a dove siamo arrivati oggi. Ancora prima di passare la parola, ciò che mi preme dire è questo. Il nostro scopo è stato sicuramente quello di riorganizzare un panorama estremamente disordinato, diseconomico e infunzionale, allo scopo di poter disegnare un quadro chiaro e semplice delle società partecipate che erogano servizi per conto del Comune di Roma. Ecco, noi dobbiamo ricordarci sempre che le società partecipate nascono per erogare servizi e non per creare privilegi o poltrone. Con questa operazione noi taglieremo delle poltrone inutili, taglieremo dei lanzetti, riorganizzeremo tutto quello che resta in funzione di erogare un servizio ottimo, funzionale, economico, con delle performance di livello, perché ciò che noi vogliamo dimostrare è che il pubblico, se ben condotto, può funzionare esattamente bene quanto il privato. Per favore, smettiamo di credere alla logica che solo le aziende private funzionano. Il pubblico, se condotto bene, può funzionare altrettanto bene. Quindi per noi questo era l'obiettivo, e devo ringraziare l'assessore Colomban che si è assunto questo onere e l'ha portato avanti nonostante veramente moltissime difficoltà che potete incidere, però il lavoro che è stato fatto secondo me è un lavoro di assoluto livello. Ringrazio non solo l'assessore, ringrazio il dipartimento, ringrazio tutti i funzionari che hanno lavorato, ringrazio il gruppo di lavoro che è stato guidato da Paolo Signoni per un periodo e che ha visto coinvolte tante persone peraltro per effettuare un lavoro di cui oggi voi vedete un estratto che mi permette di dire non è mai stato eseguito all'interno di questo comune, probabilmente non è mai stato effettuato da nessuna amministrazione locale. Noi abbiamo un lavoro estremamente pregiato che riassume un po' quelle che sono le funzioni di tutte le società e va a creare efficientamente sinergie. Vedrete, ripeto, probabilmente un estratto, ma in dettaglio mostra una cura e un'attenzione che probabilmente in questa città, su questo specifico settore, non c'è mai stata. Quindi io ringrazio veramente tutti per aver sposato una causa, per aver sposato un progetto e averlo portato avanti in maniera molto molto determinata e per averci concesso di essere qui oggi, rispettando peraltro tutte le scadenze che la legge ci ha dato.
è stato un sacrificio, ma è stata un'esperienza che ho fatto con un estremo piacere. Qualche volta si sono descritte, non so, discussioni, eccetera, ma questo avviene normalmente anche nelle società private. Cioè, le discussioni sono normalmente per fare meglio, per discutere che soluzioni trovare. Quindi ringrazio, adesso non volevo dare anche io, il dipartimento, nei dirigenti, lo staff, nei lavoratori del dipartimento, il mio staff e il gruppo di lavoro che ha lavorato su questo piano e che adesso, essendosi trasferito diciamo quasi al 50% in ANPA, dovremo o dovrà ricostituire più credo le mie funzioni, che è una persona estremamente capace, è un commercialista, esperto e bravo anche nella ristrutturazione aziendale, che è quello che ci serve. Sarà affiancato da un gruppo di lavoro che avrà questo tipo di esperienze, soprattutto manageriali, aziendali in un certo senso, perché parliamo di aziende, anche se pubbliche parliamo sempre di aziende. Questo vi ricordo che è stato impostato, è l'inizio di un piano che avevo detto già a dicembre, per arrivare alla fine di questa ristrutturazione ci metteremo dei 3-5 anni. Stiamo però avanzando secondo i tempi, già 90 milioni saranno risparmiati entro i prossimi diciamo decine di giorni, prima di fine anno, e poi ci saranno dei risparmi stimati in qualche centinaio di milioni quando la macchina comincia a funzionare a pieno regime, posso dire tra 1, 2 o 3 anni al massimo, dipende anche la collaborazione che avremo da parte dei lavoratori, dei quadri dirigenti, dello stesso sindacato, poiché le ristrutturazioni si fanno insieme. Io sono stato abituato a collaborare anche armoniosamente insieme, usavamo questa definizione e ognuno aveva il suo premio in funzione della posizione, della capacità, eccetera. Solo che ho cercato con molta difficoltà di applicare anche nelle aziende statali, perché non è possibile fare come nelle aziende private, dare stop option, azioni, eccetera. E quindi c'è molto da fare da parte del legislatore e del sindacato in questo aspetto. Cioè portare anche nelle aziende pubbliche quello che è una premialità, premiare la meritocrazia. Se uno è molto capace, molto bravo, perché non deve prendere dei premi. Ma questo è un po' difficile con le regole che abbiamo. Quello che farà Alessandro Gennaro sarà una continuità, sicuramente avete operato fino a luglio in staff con noi, quindi condivide al 100% le cose, è conosciuto anche più di consumo, non solo dalla sindaca ma da quasi tutti gli assessori, forse escluso gli ultimi 2 o 3, no, tu l'hai conosciuto anche più di anni, quindi forse Rosalba, è una persona estremamente capace. Razionalizzare significa concentrare per aree omogenee di competenza. Esempio, ecco a Roma abbiamo superato, diventerà un polo delle riscossioni, delle entrate sia tributarie, compreso quindi la riscossione dei tributi per i tributi urbani, ed in proiezione futura quello che si farà e che si prevede di fare anche tutta la riscossione delle bollette, canoni ed altro, affetti l'edilizia, l'ERP, il patrimonio, condoni, licenze e concessioni. Identificarsi per il polo della mobilità, soprattutto per la parte engineering e progettazione, che vedrà di scopo di conferimenti di ramo d'azienda da Roma metropolitane a servizi per la mobilità, per concentrare tutta l'engineering in un'unica entità, mantenendo però Roma metropolitana fino a completamento del metro C, che rimarrà quindi fino al suo completamento. Risorse per Roma, che vedo che se ne parla già nei giornali, rimarrà come polo di progettazione urbana dei lavori pubblici, tutto quello che è l'ufficio tecnico del Comune di Roma, mentre per la parte di riscossione è giusto che approfitti che esiste un comune, quindi una parte di questo personale, se occorrerà, sarà trasferito, ma fisicamente e geograficamente le sedi sono talmente vicine che potremmo dire che non si parla neanche di trasferimento. Abbiamo affrontato questi discorsi già con il sindacato e ci sembra che la cosa proseguirà in estrema armonia, quindi io spero che nessuno si metta a fare sia qui che gli altri che non servono. Cioè stiamo operando, non abbiamo previsto, non prevediamo nessuna riduzione di organico, ma tutti i dipendenti, i dirigenti in testa dovranno operare per una maggiore efficienza della situazione e contestuale contenimento dei posti per migliorare il servizio del cittadino. Questo vale per ATAC, che sta già avvenendo, per AMA, per la Farmacap, per le assicurazioni per Roma, Z, ma in tutte
della società e di istituzioni, fondazioni e IPA. Parliamo di una cinquantina di associazioni e fondazioni che ricevono ben stipendi circa l'anno da parte di Roma Capitale, la cui, diciamo, razionalizzazione non è stata ancora attuata, ma sarà fatta da chi mi sostituirà. Ulteriori dati e dettagli oltre quelli che vedete li pubblicherò sulla pagina 21, come ho pubblicato gli altri, in maniera che abbiate una serie di dati che per motivi di tempo e di spazio non vi ho elencato. Quindi ci sono tutta una serie di dettagli che magari vi aiutano a comporre la descrizione dei vostri aggiornamenti dei cittadini aggiornati. Vogliamo passare velocemente le slide, chi è che le fa scorrere? Partiamo dalla prima, partiamo da qui. Ecco, qui vedete la struttura com'è, vedete le croci, sono società che vengono messe in liquidazione o cessioni, perché molte partecipazioni erano minoritarie, tanto per dirvi gli investimenti, però tanto per affrontare i discorsi che poi magari voi dare in forte. Investimenti per Roma è più di 4 anni che fa perdite e quindi la legge prevede che questa si deve dismettere. Quindi pur avendo solo Fiere di Roma, perché Fiere di Roma è una società del livello cioè, contrario, di investimenti, noi prevediamo di cedere la partecipazione anche sociale, soprattutto la legge l'ambiente. Altre cessioni che magari potrebbero alle porte di Roma è già stata ceduta, abbiamo già venduto e incassato. Anche se c'è una promessa che ci darà una qualche azione di mantenimento per rimanere soci, diciamo, per sinergie e strategie comuni. Centrale del Latte è in corso la trattativa, così come altre società minori. Che vedete, se è già passata la tabella successiva. Vabbè, qui si vede le cessioni. Però lo trovate comunque nel comunicato stampa, quindi passerei alla prossima. Qui vediamo le liquidazioni, due sono già state chiuse, le altre sono in chiusura. Tanto per tenervi informati, chiudere una società molte volte significa di più che costruirla, anzi molto di più che costruirla, perché implica tutta una serie di atti che purtroppo ci sono tempi tecnici che qualche volta arrivano addirittura a 2 anni. Pur fermando la società, liquidare i bilanci, diciamo chiudere le partite IVA, tutte queste cose devono essere pubblicati i bilanci, devono rimanere certi mesi esposti, quindi a favore di chi magari può montare qualcosa in relazione alla società. Quindi se vedete che ci impiegano tanto tempo, qui abbiamo i dirigenti, ma non affronterei, sarebbe piuttosto lunga la spiegazione. Prossima, dai. Quindi quello che vi avevo detto di risorse per Roma, la parte riscossione è giusto specializzare una società che c'è già, che è ben dotata, che fa lavoro, o deve fare meglio, principalmente noi che siamo. Io non sarei mai soddisfatto, non sono mai soddisfatto nemmeno di quello che faccio io, mentre io ho delle società che ho amministrato. Passiamo alla prossima. Stessa cosa vale per Roma Metropolitana, dove tutto il ramo progettazione.